Buongiorno, buongiorno a tutti i colleghi che sono collegati con questo seminario via web. Io sono Andrea Mancini e sono il direttore del Dipartimento per i Censimenti, gli Archivi Amministrativi e i Registri Statistici. E ormai siamo all'ultimo censimento, diciamo, di questa tornata del 2010-2011, il censimento dell'industria e dei servizi, di cui appunto fa parte anche la rilevazione sulle istituzioni pubbliche. Durante questo seminario io ho, diciamo, assunto un po' il compito di contestualizzare questa rilevazione sulle istituzioni pubbliche. Aiuterò con una serie di slide che adesso apriremo e comunque vi volevo dare il benvenuto e spero proprio che il lavoro di questo seminario possa facilitare il vostro di compilazione del questionario. In questo momento ci sono 482 partecipanti, quindi in realtà stanno crescendo e questo mi fa piacere. Ovviamente dopo ci saranno degli aspetti più tecnici che verranno affrontati. Io vi dovrò lasciare in quanto impegnato anche in altre operazioni oggi e quindi da questo punto di vista spero che questo seminario ci possa aiutare a alzare il tasso di risposta che attualmente non è particolarmente brillante. Andiamo subito a presentare quindi questo censimento. Può cliccare sulla prima slide una volta e poi con le freccettine scorrerlo. Perfetto. Perfetto. Volevo richiamare la vostra attenzione sugli aspetti, diciamo, giuridici normativi di questo censimento. Noi abbiamo il compito come Istat di effettuare i censimenti, questa è la legge statistica italiana, che è il decreto legislativo 322 del 1989, in particolare nell'elenco dei compiti dell'Istat, appunto, cioè il primo compito è quello di effettuare i censimenti. Non abbiamo per questo censimento un regolamento europeo rispetto per esempio a quanto accade per il regolamento del censimento dell'agricoltura e il censimento della popolazione e delle abitazioni, tuttavia è una tradizione nazionale questa di fare appunto il censimento dell'industria e dei servizi, cioè riferito a tutte quelle unità economiche che si occupano di produzione di beni e servizi. Tuttavia abbiamo anche una legge di indizione e finanziamento specifica che insieme a quella della popolazione e delle abitazioni è il decreto legge numero 78, in particolare l'articolo 50 che è stato poi convertito con modificazioni nella legge 122 del 2010. Io volevo richiamare anche però l'attenzione che questa rilevazione sulle istituzioni pubbliche nell'ambito del censimento dell'industria e dei servizi è prevista dal Programma Statistico Nazionale. Programma Statistico Nazionale che è approvato secondo una procedura di ampia partecipazione è, diciamo, approvato poi alla fine con un DPR e prevede per questa rilevazione l'obbligo di risposta per tutte le amministrazioni pubbliche che sono diciamo, interessate attraverso l'invio del questionario e quindi che sono contenute, diciamo così, nella lista precensuaria di partenza. Dopodiché abbiamo avuto anche, ai sensi dell'articolo 50, un'emanazione del piano generale di censimento e le circolari attuative che sono sicuro molti di voi già conoscono. Questo significa, in altri termini, che le istituzioni coinvolte nella rilevazione sono tutte quelle che fanno riferimento a una definizione precisa di istituzione pubblica, ovvero sia un'unità giuridica economica la cui funzione principale è quella di produrre beni e servizi che tuttavia non sono destinabili alla vendita, ovvero che abbia il compito di redistribuire il reddito e la ricchezza e le cui risorse principali sono comunque costituite dai prelevamenti obbligatori effettuati dalle imprese e dalle famiglie verso altre amministrazioni, ovvero che siano finanziate attraverso trasferimenti ricevuti da altre istituzioni dell'amministrazione pubblica. Questa definizione, che è una definizione che riscontra quella del regolamento europeo
che chiamiamo sistema dei conti nazionali, ovvero sia SEC 95, è diciamo, come vedete, basata su alcuni punti essenziali. Un'istituzione pubblica deve produrre beni e servizi, questi beni e servizi non sono venduti sul mercato, o almeno non prevalentemente. Oppure deve redistribuire per sua missione il reddito e la ricchezza, per esempio mettiamo l'INPS o l'INAIL, sono sicuramente, hanno funzioni di questo tipo, e che preleva le risorse attraverso prelevamenti obbligatori presso le famiglie e le imprese, ovvero riceve trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche. Questo è il settore appunto della finanza pubblica, come vedete, e che l'Istituto prende a base anche per questo censimento. Abbiamo alcuni obiettivi di conoscenza delle istituzioni pubbliche che vogliamo appunto consolidare con questo censimento. In particolare vorremmo fornire un quadro informativo strutturale, quindi non di breve periodo, che è riferito a un determinato momento, che è quello appunto del 31 dicembre 2011, ma che ha intenti di informativi di tipo strutturale, strutturale sul territorio, perché questa è la caratteristica principale del censimento, dare informazioni generali sulla struttura della produzione, dei settori produttivi nel paese, con riferimento però anche al territorio, quindi ad aree territoriali determinate. E voi capite bene che questo significa avere delle informazioni di dettaglio anche all'interno dei singoli comuni. Dove avviene questa produzione? Avviene sul territorio, in uno specifico territorio che viene individuato attraverso l'indirizzo dell'unità istituzionale, ovvero della unità locale. Ho appena citato due punti importanti di questo censimento: la distinzione tra unità istituzionali e unità locali che afferiscono a unità istituzionale. La unità di rilevazione del censimento è sicuramente l'unità istituzionale, ad esempio un ministero, ad esempio un comune, ad esempio la regione, ad esempio una provincia e così via, un ente consortile, una ASL, un'azienda ospedaliera pubblica. A questo punto però sappiamo anche che sul territorio queste unità istituzionali sono, diciamo così, differentemente posizionate e hanno delle unità locali dove avviene la produzione dei servizi, dove avviene l'erogazione dei servizi che gli sono propri. E queste appunto sono le unità locali attive che afferiscono all'unità istituzionale. Entrambe queste unità, tipologie di unità, sono oggetto del censimento, proprio perché il censimento deve arrivare alle unità locali per rappresentare la struttura produttiva sui territori. Tuttavia è evidente che questo generale obiettivo di conoscenza e di informazione statistica c'ha anche degli aspetti più specifici. Ho già parlato del livello territoriale, la diffusione, il piano di diffusione di questo censimento prevede che ci siano delle informazioni disponibili a tutti fino al livello comunale. Ma dovremo anche fare il confronto con il passato e i censimenti hanno nella propria natura, nella propria missione, proprio quello di far testimoniare le variazioni, le differenze, i movimenti che sono successi tra un momento temporale lontano e un momento temporale più vicino, appunto il 31 dicembre del 2011. Questa confrontabilità è assicurata dalle domande che sono state poste nei questionari, anche se abbiamo iniziato anche ad acquisire informazioni su tematiche nuove che non erano state rilevate nel 2001, questo perché nel futuro vorremmo appunto migliorare la qualità dell'informazione e la pertinenza dell'informazione in generale appunto sulle pubbliche amministrazioni italiane. Naturalmente noi dobbiamo anche considerare la necessità che queste informazioni vengano utilizzate
dai policy maker, dagli operatori, dagli esperti del settore sulla pubblica amministrazione. Quindi la disponibilità di dati per la programmazione di interventi volti soprattutto al recupero di efficienza ed efficacia dell'azione pubblica sui territori, nei confronti ovviamente di quelli che sono gli utenti della pubblica amministrazione, ovvero i cittadini, le imprese, le istituzioni non profit. In particolare, ancora abbiamo la necessità di acquisire informazioni sulla consistenza, sulla distribuzione territoriale, sulle modalità di erogazione dei servizi e anche avere un approfondimento di una serie di tematiche innovative, per esempio sull'ICT, sulle risorse umane, che vengono utilizzate nelle pubbliche amministrazioni sul territorio, su, aspetti di amministrazione sostenibile, che sono poi gli elementi innovativi in qualche modo del questionario del 2011. Ora però il raggiungimento di questi obiettivi conoscitivi dipende in larga misura dalla collaborazione di ciascuna istituzione pubblica. Perché evidentemente tutto l'impianto della conoscenza è fondato sui questionari che voi avete ricevuto e che state compilando. Ormai la scadenza è prossima perché, come è ben noto, la scadenza era stata fissata dal calendario al 20 di dicembre e attualmente appunto è ancora in vigore questa scadenza. Quante sono le istituzioni? Noi in questo momento siamo 542 partecipanti connessi, ma in realtà sono 13.000, oltre 13.000 le istituzioni che sono iscritte nella lista precensuaria. E queste istituzioni hanno oltre 60.000 unità locali che afferiscono. Quindi la pubblica amministrazione è sicuramente dispersa sul territorio e il sistema di monitoraggio in questo momento ci sta mostrando chiaramente a noi dell'Istat, che ne abbiamo accesso, che la compilazione dei questionari delle unità locali sta andando a rilento, cioè il completamento dei questionari di seconda fase, quelli che appunto voi sapete, vi ricordate che abbiamo avuto una prima fase durante l'estate di compilazione di un questionario in cui ciascuna istituzione doveva elencare le unità locali. Ora da ottobre siamo ormai nella seconda fase, che è quella ultima, e che appunto ha scadenza il 20 di dicembre, e da questo punto di vista alcuni segnali ci dicono che la compilazione è ormai conclusa per il 23%, ma che anche il 38% non ha mai, delle amministrazioni in lista non ha mai iniziato la compilazione. Ieri c'è stato su Forum PA un articolo molto interessante che analizzava anche un po' come mai ci sta diciamo, ritardi, quali possono essere anche i motivi strutturali, e sicuramente io vi invito ad andarlo a leggere sul Forum PA perché è veramente molto interessante. Naturalmente chi partecipa a questo seminario ha evidentemente già iniziato la compilazione, non ha magari ancora terminato, però si tratta in generale in Italia del 40% delle unità in lista e quindi proprio questo seminario è dedicato a loro. E volevo qui anche ricordare che la compilazione del questionario deve prevedere sia la parte riferita alle unità istituzionali nel suo complesso, quindi a tutto il comune, per esempio, a tutto l'ente pubblico, e poi via via anche i modelli per le singole unità locali che la compongono sul territorio. Più in particolare, vedete che abbiamo le 13.000 istituzioni, ce ne sono 7.000 che ci risulta che abbiano, in base ai risultati della prima fase di questo censimento, che siano soltanto con una unità locale, che è quella la stessa della sede dell'istituzione, quindi le chiamiamo unilocalizzate, sono circa 7.000, ma poi ce ne sono altre 6.000 che invece sono plurilocalizzate e a queste ovviamente appartiene il grande numero delle unità locali, cioè 60.000 e passa. Vediamo un attimo quali sono poi i contenuti del questionario, quindi cosa chiediamo a diciamo, le istituzioni pubbliche.
Il questionario, come dicevo, è fondato su due parti, il modello per le unità istituzionali che deve essere compilato dall'incaricato del coordinamento della rilevazione che è stato nominato da ciascuna istituzione e il cui nominativo è stato comunicato all'Istat tramite il sistema di monitoraggio. Abbiamo poi tutti i modelli per le unità locali afferenti a quella unità istituzionale. I contenuti informativi sono sostanzialmente riferiti alla struttura organizzativa dell'ente, alle risorse umane, alla dotazione e all'uso dell'ICT, ai servizi, alle modalità di erogazione dei servizi sul territorio, con riferimento appunto a tutte le unità locali. I metodi e le tecniche sono sostanzialmente da amministrazione digitale, e cioè praticamente c'è un unico modo per compilare e restituire il questionario ed è il web. Ora, da questo punto di vista, vi dico che questi censimenti in generale hanno puntato molto sull'uso del web. Per esempio, in Italia il censimento della popolazione e delle abitazioni ha avuto ben 9 milioni di questionari di famiglia che sono stati restituiti attraverso il web, su un totale di 25 milioni. Quindi voi capite bene che sono ormai strumenti estremamente diffusi. Per la pubblica amministrazione è evidente che lo strumento unico era e doveva essere in qualche modo questo del web. Noi abbiamo un sistema di gestione di monitoraggio continuo delle attività di rilevazione, il sistema di gestione della rilevazione è anch'esso sul web, funziona tutto sul web e ci dà la possibilità appunto di individuare l'andamento giornalmente o direi in tempo reale o quasi, con pochi minuti di ritardo rispetto agli eventi che succedono. Diceva appunto, qui vedete in questa slide, di fatto noi stiamo descrivendo semplicemente la struttura. Ciascuno di voi, ciascun ente deve riempire il modello per la specifica unità istituzionale propria. E poi però anche tutti gli altri modelli per le unità locali. Ovviamente le istituzioni che sono più diffuse sul territorio e hanno un maggior numero di unità locali hanno generalmente individuato una serie di responsabili di unità locale che coadiuvano l'incaricato del coordinamento della rilevazione nominato per tutta la unità istituzionale. Ancora alcuni diciamo, contenuti informativi per le unità istituzionali, ci sono i dati identificativi, ovviamente l'anagrafica, diciamo così, dell'ente, lo stato di attività, l'attività economica secondo la classificazione internazionale, le risorse umane e la dotazione degli strumenti di ICT. Abbiamo anche delle domande che riguardano la rilevazione e la diffusione delle informazioni sulla soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi che vengono erogati. Da questo punto di vista, i servizi sono praticamente vengono richiesti soprattutto i cinque servizi più rilevanti in termini di utenti nel corso dell'anno. Noi sappiamo benissimo che un comune da un punto di vista della produzione, è un'azienda estremamente complessa perché anche un piccolo comune deve gestire una somma di servizi veramente molto, molto elevata, un numero di servizi quindi veramente molto diversificato e da questo punto di vista evidentemente dobbiamo cercare di concentrare rispetto l'attenzione su quelli principali. Nel modello per le unità locali, oltre all'identificazione che ci consente poi di ricostruire comunque e sempre l'informazione riferita a tutta l'unità istituzionale, abbiamo una domanda sul personale retribuito, sui volontari, eventualmente, se esistono ovviamente, le attività formative che vengono svolte al personale dipendente, ma anche i sistemi di gestione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le forme di rendicontazione, diciamo, verso il pubblico delle attività svolte, i criteri di valutazione, nell'ambito delle procedure di acquisto pubblico, le dotazioni e l'uso dell'ICT.
È evidente che questo è un aspetto molto importante per capire la modernizzazione, diciamo così, delle amministrazioni pubbliche e infine l'erogazione di servizi individuali e collettivi e l'eventuale adozione di carta dei servizi e di modalità di diffusione delle stesse. Ora, come dicevo all'inizio, una presentazione di contesto, la mia, e ora lascio ovviamente la parola alla dottoressa Naddeo che farà sostanzialmente due cose. Intanto ripercorrerà con voi, che intanto siete diventati 566, e ripercorrerà con voi appunto tutte le sezioni dei questionari in modo da diciamo, spiegare in base all'esperienza che abbiamo acquisito durante la rilevazione una serie di punti nevralgici. E darà anche a voi la possibilità di fare le domande. Alcune di queste domande saranno selezionate per avere una risposta, direttamente durante questo webinar. Io saluto tutti e, mi auguro appunto che possiate concludere entro il 20 dicembre. Vi ricordo appunto, anche se voi state compilando, me ne rendo conto, ma ci sono anche molte amministrazioni che non lo stanno facendo e vi ricordo che c'è un obbligo di risposta che ovviamente non porta a una sanzione economica come per i privati, è evidente, ma indubbiamente porta a un illegittimo comportamento nel caso non si risponda. Grazie.